Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie, buon pomeriggio, buonasera a tutti e benvenuti a questa live. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, buon pomeriggio e benvenuti a todos. Tutti quanto. Grazie, grazie, grazie. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti, buonasera e benvenuti. Un po' di pazienza e si riparte alla grandissima. Oggi è bella calda la giornata qui, in provincia di Napoli. Allora, allora, andiamo a vedere un pochettino. Ok, quindi già l'ultima volta che ci siamo visti qui era già giorno, quindi intanto io direi di andare a vedere un po' qui all'interno cosa c'è. Allora, formaggio muffa bianca, ok. E niente, io direi di raccogliere un po' le uova. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Buonasera, grazie per il raid. Benvenuti a tutti, grazie. Benvenuti nel canale.
La prima cosa che faremo è quella di andare a procurarci un po' di cacciagione l'indomani mattina, perché qui mi sa che il tempo è poco. Poi andiamo a vedere un po' se hanno bisogno di qualcosa. Ok, abbiamo rabboccato il silos con tutto ciò che serve. Qui manca l'acqua, ecco. Allora, vediamo un attimo una cosa. Ok, sembra essere un po' più fluido adesso. Allora, acqua. Ok. Ah, le uova. L'ho lasciata là a terra. Allora andiamo a mettere prima a posto le uova, altrimenti sono dolori se si rompono. Mettiamo un po' di musica in sottofondo. E andiamo avanti. Eccoci qua. E 37 nel gioco. Ok. Oh. Ok, allora io direi di fare cosa? Mettiamo questo qui e andiamo a controllare se i galli hanno bisogno di qualcosa. Li ho temporaneamente separati dalle galline per evitare di riprodursi. Allora, il gallo. I galli. Ah sì, ok, perché allora ho fatto una gaffe in realtà. L'ultima volta ho messo due galli all'interno del pollaio qui, nella casa dell'amore. Ma allora, 19:20. Bisogna aspettare ancora un po' di tempo prima di poter andare a dormire. Qui pare che non c'è niente. Ok, non c'è nulla. Allora, questa è la muffa bianca per formaggio bianco. Poi l'indomani andremo a vedere di cosa ha bisogno il ristorante. In base a ciò vedremo di gestire un po' la giornata. Comunque una battuta di cacciagione l'andrei a fare, perché comunque torna sempre utile un piccolo extra in più.
Scusate, ma oggi è un po' calda la giornata. Andiamo prima a prendere un po' di cacciagione e poi successivamente andremo al ristorante per andare a vedere un pochettino se c'è una richiesta extra particolare, insomma. Insomma, se ci daranno, se pagheranno un po' meglio un prodotto piuttosto che l'altro. Occhi aperti. C'è qualcosa laggiù. Eccolo lì, uno l'ha individuato. Ce ne sono due, mi sa. Devo prestare attenzione alle spalle. Eccolo qui. Vieni qui. Vai di là. Visto qualcosa? Eccolo qua. Allora, io direi di andare a bonificare quest'area, mi sembra di aver visto qualcosa. Ok, questa è una delle precedenti sessioni di gioco che ho fatto, quindi dopo devo venire a recuperare. Eccolo lì. Occhio, perché all'interno del recinto poi sbuca. Ecco, quando vedete, ok, c'è anche un orso là. Quando vedete gli orsi fermi vicino agli alberi, prestate molta attenzione, ce ne sono anche altri due di là. Mi hanno visto. Ai ai ai. Al momento questo è l'unico modo per recuperare un po' di denaro per poter espandere il proprio ranch e la cacciagione. Dov'è? Eccolo là. Strano, si è fermato. Continuiamo la bonifica dell'area. Teniamo gli occhi. Eccolo lì. Stavo dicendo, teniamo gli occhi aperti. Dov'è? Un attimo, ho avuto un brivido, che non è il brivido felino. Come cantavano Mina e Celentano, il grande molle sciatto nazionale,
Adriano Celentano, colui che canta a mezzanotte sai che io ti penserò ovunque tu sarai, sei mia, eccetera, eccetera. Oh, vedo un altro lì. Forse questo mi sembra strano, questo sta lì in piedi. Il dubbio, eccolo lì. Ai ai ai. Vai in puntamento. Mamma mia, per un pelo me la sono cavata. Quest'area è molto pericolosa. Perché è piena di orsi e anche qualche lupo. Allora, io direi di andare ad ispezionare quest'altra area. Aria. Aria, sole, terra e mare. E naufragare. È una canzone di un vecchio Sanremo. Il titolo, se non ricordo male, era proprio Aria, sole, terra e mare. Occhio che qui ne sbucano anche altri. Allora, come ho detto precedentemente, gli orsi spawnano, appaiono da questo lago qui, da questa fonte d'acqua, e quindi prestate molta attenzione a quando vi avvicinate a quest'area, perché potreste trovarvi degli orsi e voi nemmeno ve ne accorgete, quindi occhio. Un attimo solo. Chat, mi dite un pochettino se la live va bene, se c'è un blocco. Andiamo avanti. Oggi fa un caldo tremendo. È il primo caldo di questa settimana. E direi che era anche ora. Insomma, siamo a giugno. Allora, per il momento sembrerebbe essere tutto a posto. Quindi procediamo a recuperare. Oh yeah. Teniamo sempre d'occhio l'area perché i lupi sbucano da lì, da quest'area qua. Quanti ce ne sono? Ok, questo è pieno, perfetto.
Bambi. Cercando di tenere un profilo basso, bisogna cercare di muoversi. Dovrebbe aver raccolto. Dicevo che con un profilo basso si evita di essere altamente visibili da parte degli orsi. Allora, qui sembrerebbe tutto a posto. Andiamo a recuperare. Ciao Bambi. Allora, dove dovrebbe essere? Eccolo là. Nel gioco. Ok, quindi adesso andiamo a vedere un po' cosa chiede il ristorante e allo stesso tempo venderemo la cacciagione che al momento abbiamo nelle borse frigo. In pratica nell'area alla nostra destra, questa è una riserva naturale e a quanto pare è una riserva naturale di caccia. Andiamo avanti e vediamo un pochettino. Questa è la scorciatoia che normalmente utilizzo per andare sia dal concessionario al ristorante sia all'emporio. Proseguendo dritto, seguendo la ferrovia lì e alla strada girando a destra, poi dopo si trova l'emporio. Mentre invece qui ci troviamo già alla nostra sinistra il concessionario e invece alla nostra destra il ristorante. Pub ristorante. Vediamo un po'. Allora, formaggio muffa bianca, salsiccia di pollo, dovrei averla. Formaggio muffa bianca. Ok, intanto vendiamo qua. $420, perfetto. Quindi abbiamo detto formaggio muffa bianca e salsiccia di pollo, ok. Formaggio e salsiccia di pollo. La muffa bianca dovrei averle anche.
dovrei averne già 5 o 6 forme già pronte. Il rancher va sul quad e vai e vai. Ma dove vai se il quad a casa non ce l'hai? Arrangiamoci. Arranger. Allora io direi di, nel dubbio, mettiamo tutto qua. Liberiamo il mezzo. Ok. Questo è l'ultimo. Ok, allora formaggio a muffa bianca e le salsicce di pollo. Allora, formaggio a muffa bianca. Sta qua, io direi quasi quasi prendiamo pure queste altre due forme di formaggio, salsiccia di pollo, vediamo un po', polpetta di maiale, no, polpetta, no, allora l'ho venduta già, perfetto. $16.50, ok. Stavo rischiando di girare, di ribaltarmi. Rischiavo il ribaltation. Ribaltation is not friend of me, but isolation. Not a lemon dream. I wonder why. Yesterday I talk about a blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon dream. E ogni tanto ce la cantiamo pure noi. Vediamo quando ci offre. Solo di formaggio muffa bianca 1050. Qui bisogna produrre un bel po' di latticini. Bene. Procediamo. Ci sono le 18 qua. Nel gioco, anche nella vita reale.
Allora, vediamo un po' dove siamo rimasti. Si può fare poco quanto niente. E quindi questo lo metto qua fuori. Perfetto, questo lo lascio qua fuori. E vediamo un po' cosa bisogna fare. Allora, vediamo un po'. Direi arrivati a questo punto di andare a riposare e poi di produrre un po' di carne di maialozzi. Ok. Dobbiamo l'indomani bisogna mungere le vaccozze e poi iniziare a produrre del latte. Questo è sì. Ok. 19:37, bisogna attendere ancora un po' questo. Lo andiamo a mettere qua fuori, visto che occupa solo spazio. E niente, dobbiamo aspettare prima che apra qua. Ai ai ai. Qui bisogna comprare anche il mangime alle calinelle. Delle nostre calinelle. Yes. Ok, perché ho visto che l'acqua è poca e la papera non galleggia. È rimasto giusto giusto un goccio d'acqua. Oh, il cielo finalmente stasera è sereno. Che bello. Dovete sapere che quando uno streamer prepara un gioco, dietro c'è una piccola preparazione. Quindi precedentemente vengono già fatte alcune cose. Quindi quando ad esempio voi vedete che c'è qualcosa diciamo già bello e pronto, in realtà a volte richiede anche diversi giorni nel preparare una live. Diciamo che non è un qualcosa di improvvisato. Quindi è quasi, diciamo, tutto stabilito e prestabilito.
Ops. Grazie, Caroli. Ah, questi si bloccano sempre qua avanti. Vediamo un po' se riusciamo. Ah, ecco qua. Excuse. Non mi ricordo. Ok, questo già punto, quindi resta 1, 2, ah, eccola qua, vediamo un po' se siamo fortunati. Ok, era lei. Che ci fornisce del buon latte. Scusa, grazie cara. Perfetto, abbiamo riempito già la prima latte. Ok, io direi arrivato a questo punto di andarne a comprare un'altra. Forse no. Allora, formaggio bianco l'ho già prodotto, formaggio muffabli, quindi io direi di andare all'Emporio e acquistare il prodotto per produrre formaggio a muffablì che solitamente pagano molto molto bene. Vediamo un po'. E costa pure 250 dollari ogni confezione. Si producono 5 forme per ogni confezione. Noi abbiamo 6 e 6, 12, quindi in teoria dovrei acquistarne 3, 3 per 5, 15, quindi 3 di confezioni di preparato per muffa play. Ah, ecco, mi stavo dimenticando. Allora, 1, 2, 3, 3 sacchi di mangime, uno di questi, abbiamo detto che mi serve. Allora, 12, quindi 1, 2, 3. Ok, lì ne abbiamo 3 se non ricordo male. 1, 2. Vediamo un po'. Ok, credo che basta così. Ciao Genev, buona giornata. Grazie. Vai, ha iniziato pure a strizzichiare. Strizzichiation. Muffa bianca. Questo è il composto che ci permette di ottenere il formaggio a muffa blé. Uno. Due. Visto qualcosa? Eccolo il Bambi. Avevo preso qualche altra cosa, sbaglio. Ecco, ciao Bambi. La buona musica la si ascolta qui.
con Radio Dub Logistica. O come dicono gli amici e le amiche anglofone, Dub Logistical. In realtà quello è il numero uno. È il numero uno. Dub Logistica 1. Non che sia il numero uno. Per l'amor di Dio, assolutamente. Il numero, io sono al massimo, sono il numero 7, forse. Ok, che è l'ultimo numero. Ok. Arrivato a questo punto io però direi di mettere anche il gallozzo questo qui nella casa dell'amore. Gallozzo? Mi raccomando, comportati bene. Eccolo cos'è il gallozzo. Oh, è iniziato anche a piovere. Dobbiamo sperare che gli sviluppatori nel prossimo aggiornamento facciano sì che si possano prendere più di un pezzo, perché così è un po' complicato. Ad esempio piccole confezioni, piccole confezioni, cose leggere così, si potrebbero anche tranquillamente lasciar prendere due o tre pezzi alla volta. Però essendo un gioco diciamo così in via di sviluppo, può sempre migliorare, e quindi niente, bisogna soltanto attendere gli aggiornamenti. All'amore. Allora, siccome c'è una confezione già aperta, si potrebbe prendere questa. Allora direi di fare quelle forme ammuffable. Che al momento sono quelle che pagano meglio. Sì, aspetta, ma queste, se non mi sbaglio, ecco, salsicce di pollo dovrebbero essere quelle. Vabbè, quasi quasi le metterei, arrivato a questo punto le metterei in un contenitore. Roquefort.
Nel frattempo prendiamo un recipiente, un contenitore, e vediamo, queste dovrebbero essere salsicce di pollo. Vediamo un po'. Salsicce di pollo, salame, quindi sono quelle essiccate, ok. Ok, perfetto, tutto chiaro. Oh, si è bloccato. Come une femme au volant, arari rau rau, arari rau rau, pesce fritto e baccalà. Questo è finito, ok, riportiamola nella stalduzza, nella stalduzza. Ah, qui ho lasciato le barre. Le barre. Quelle goose 14. Ecco qua, andiamo a pulire un po' la stalla, perché visto che c'è molto da sistemare qua. Mi sa che devo produrre un po' di carne di maialozzi. Quindi quando chiedono salsicce, i prodotti devono essere non essiccati, non devono essere appesi. Quindi prodotti conservati, quindi non appesi. Perché quando vengono appesi, quindi stagionati, diventano salame. Qui al momento non conviene prendere le uova perché ci sono i galli, e queste uova potrebbero essere fecondate, potrebbero esserci dei pulcini, quindi lasciamo così. Allora, mettiamo sempre qualche borsa frigo sul mezzo perché non si sa mai. E 27, vediamo se riusciamo a catturare un po' di cascione.
solitamente bisogna attendere almeno 3 o 4 giornate del gioco per permettere la riproduzione degli orsi. Sempre occhi aperti qua, perché da qui inizia il pericolo, possono anche sbucare i lupi. Lupus lupis. Vediamo un po'. Ovviamente quando vi avvicinate agli orsi con i mezzi, con il mezzo, quindi con la macchina o qualunque altro mezzo a motore, si spaventano e si allontanano. Mi sembra di aver visto qualcosa laggiù. Spegniamo. Ah, eccolo. C'è un orso. Ok, quindi... Oh, ce n'è ancora un altro. Ok. Giriamo intorno cercando di prestare attenzione. Uno è qua dentro. Ah, ecco, si è incastrato. Occhio, perché questi vi sbucano alle spalle all'improvviso. Eccolo lì. Lo facciamo avvicinare. In un'area un po' meno coperta. Occhi sempre aperti quando arrivate in quest'area estremamente pericolosa. Eccolo un altro, le di due. Ai ai ai, bisogna fare una corsa in diagonale, quindi. Orsen, bravo, orsacciotten, vieni orsacciotten. Eccolo lì. Ancora un altro di là, ma potrebbero essercene ancora altri. Numero indefinito. Cerchiamo di attirarli sempre sulla strada. O verso la strada. In un punto aperto. Eccolo qua. Orsacchiotten. Ah, ne ho lasciato uno là. Un colpo non è andato a segno. Occhi aperti, mi raccomando. Ricordatevi sempre di andare a controllare quest'area qua, perché l'orso solitamente si mettono qui sotto. E fanno male, tanto male. Ora vediamo se riusciamo a recuperare.
Prestiamo anche molta attenzione a quando ci muoviamo, perché potrebbe essercene ancora qualcuno di orso. Sembrerebbe non esserci più nulla, credo. Ok. Allora, questo qui, gli altri dovrebbero essere tutti su strada, tranne uno. Forse sono più avanti, probabilmente. Allora, l'altro dovrebbe essere... eccolo qua. Perfetto. Mi sembra solo questo qua c'era qui. E direi di non avventurarci troppo, perché rischiamo che... di essere attaccati alle spalle. Che purtroppo la visibilità... è bassissima e non si vede nulla, non si vede niente. Ok, questa qua. Solo uno. Ne ricordavo qualcuno in più. Dovrebbero essere tutti questi qui. Vabbè, adesso ritorniamo al range. Torniamo indietro. Ecco, ma questo è... ho visto, mi sembra di aver visto una sacchiotten. Mamma mia, che vista! Era la roccia. Ed era anche il ramo. Oh, ma questo... caspiterina, questo era... quindi fu molto probabilmente quello che ho visto era un orso. Ecco, lo sapevo. Eh sì, quello che ho visto era un orso. Ai ai ai. Avevo visto bene, avevo visto. Ci è mancato un pelo. Ecco cosa succede quando si va a caccia e non vi è un'alta visibilità. Quindi quello che io avevo visto alla fine era un orso, solo che evidentemente è rientrato nel bosco e poi è uscito di nuovo. È stato questo che mi ha fatto prendere un abbaglio. C'è un orso lì, orso Chotten. Vediamo un po' se riusciamo ad attirarlo da qui.
pieno. Eccolo lì, si vede. Allora, eccolo là. Io direi di rientrare al ranch. Opla. Ci proseguiamo dritto. Mettiamolo qua avanti. Ecco qua. Va bene. Io, come sempre, vi ringrazio di essere stato con me in live. E se vi è piaciuto questo video, commentate sui miei canali social. Su Instagram, Facebook, YouTube, e per gli amici di YouTube, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollicione in su, condividete e commentate. Detto questo, io vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. Alla prossima, ciao. Ciao a you.